Lincoln, sei una gioia per i miei occhi. Lavò, quanto tempo. Non pensavo di vederti lavorare con gli haitiani. L'unica alternativa è chinare la testa davanti a quei kejun di merda. E lo sai che io sono uno che non si piega davanti a nessuno. È proprio vero. Cassandra ha telefonato. Dice che vuoi occuparti del Perla. Lo gestisce un certo Merle Jackson. L'ha trasformato in un bordello. Fa entrare i bianchi e lascia che facciano quello che vogliono le nostre giovani sorelle. Come faccio a trovarlo? Non farlo. Non ancora, almeno. Molti di quei sudisti di merda cercano di non farsi vedere, a meno che qualcuno non gli spari nel culo. Se colpisco le sue operazioni, dovrà uscire allo scoperto e affrontarmi. Ho un'idea su come attirare la sua attenzione. Tiene delle ragazze rinchiuse al secondo piano del Perla. Dice che sono le sue puro sangue e le riempie di tutta la merda possibile. Gli fruttano un bel po' di soldi. Entra in silenzio e portale fuori da lì. Vi faccio sapere quando ci siamo. Mi spiace per Sammy ed Ellis. Sono sempre stati bravi con me. Il signor Lavò mi ha avvertito del tuo arrivo. Le ragazze sono di sopra. Fa attenzione. Gli uomini di Merle sono dappertutto. Lo farò. Grazie. Scusi. E dare un po' dei soldi. Buttate quello stronzo fuori di qui. Mi metto al riparo. Le orecchie mi fanno dei cazzo di scherzi. Le patatine con quel frullato. Fatti sotto, figlio di puttana. Non farti del male, ti prego.
dall'altra parte! Mi metto a terra! Fate largo! Ti prego! Levati di mezzo! Vino, adesso posso stare tranquillo! Apro il fuoco! No! Mezzo! Pessima scelta. Oddio! 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 Volevano... Laggiù! Appendetelo per le palle! Volta fuori! Vai da Cassandra al pier start. Lei ti aiuterà. Cazzo sei? Dobbiamo andare via di qui! Devi scappare! Vedo le ossa del mondo! Oh, giù! Oh no! Oh, merda! Beccato! Buttate quello stronzo fuori. Lasciatelo a me, ragazzi! Vai dall'altra parte! Non può scappare! Finiti! Oddio! Dai, stronzo, prova a spararmi! Mi metto a terra! Dai, stronzo, prova a spararmi! Spargi la voce. Quelle che hanno bisogno. Non è reale. Vedo le ossa del mondo. Oddio! Non è ancora la mia ora. Prenditela con te stesso. Oddio. 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 Non voglio morire. Merda. Ehi, fratello, calmati. Devi prenderla con più calma. Al riparo! Non farmi restare, no! Non è ancora la mia ora! Dobbiamo andare via di qui, subito! Ti prego! Là sotto. Non dovevi venire qui. Oh no! Oh merda! Oddio, non voglio morire! Oh, merda! Oh mio Dio! Oh mio Dio!
Dio, non voglio morire. Faccio solo il mio lavoro. Via di qui! Ho una cosina per te. Ti vedo sempre di corsa, così ho pensato di renderti la vita un po' più semplice. Puoi usarlo per chiamare aiuto quando ti serve. E io che pensavo fossi un bastardo senza cuore. La giuria sta ancora decidendo. Comunque, la signorina Lancaster sa già tutto. È pronta. Servono dei rifornimenti. Pare che tu sia quello con cui parlare. Cassandra ha detto che avresti chiamato. Ti aiuto volentieri, ma non lo faccio gratis. Lincoln, sei una gioia. Ho liberato quelle donne, cazzo, quello è proprio un posto di merda. Fa male vedere cosa combinano quei bifolchi del cazzo, vero? Appena metto le mani su Jackson sarà tutto finito. Merla pappone in giro per tutto Lollo. Li sfrutta per recuperare quello che ha perso. Uccidili e si farà vedere al club. Tutto a posto. Quando ti sei occupato di loro, torna. Potrò confermarti che Merle è al club.
visto che si stava innamorando di me. Tanti levati dalle palle. Ti vedo, figlio di puttana. Buttate quello stronzo fuori di qui. Buttate quello stronzo fuori di qui. Ammazzatelo, buttate il cadavere nel bagno. Cambio caricatore. Prendilo dal suo punto cieco. Ti farò sputare, budella. A buttare la spazzatura. Cazzo, che botta! Eccoti, coglione! È ora di spaccare un po' di culi! Mi sono rotto! Gesù! Devo chiamare la polizia! Stammi tra i piedi e sei morto! Ti faccio un altro buco nel culo! Subito! Vi hanno chiamato per un furto d'auto a Hollow. Se siete in zona, magari andate a controllare cosa succede. A tutte le unità, ciao. Inseguimento annullato. Merle rintanato al Perla. Pare che sia incazzato come una iena. Vorrei vedere che faccia ha quello stronzo in questo momento. Giusto per chiarirci. Appena arrivo lì, uccido qualunque figlio di puttana mi si pari davanti. Nessuno verserà una lacrima per quegli stronzi. Fai quello che ritieni opportuno. Ci vediamo, Lavo. Quasi a secco, potete mandarmi qualcosa a Del Rey Hollow? Sto arrivando, tieni duro. Qualcosa che ti può servire? Continuo a non credere che uno di quei negri del cazzo abbia le palle di prendersela con noi. Credevo che l'avrebbero capito dopo Sammy. Via tutti! Ti piace cacciare? Non fatelo spa... Attenzione! Oh mio Dio! Cosa abbiamo qui? Date quello stronzo! Oh, no. Li ho finiti! Femminuccia! Ah.
Io mi metto qui! Passa da dove non può vederti! Buttate quello stronzo fuori di qui! Ecco quel coglione. Non può scappare! Devi scappare! Ultime dove cazzo è? Devi scappare. Eri tu, coglione! Buttate. Faccio solo il mio lavoro. E mi piace, cazzo. Faccio solo il mio lavoro. E mi piace. Ancora una volta, come mai un negro di merda è venuto cosa qui? Stronzo fuori di dimmelo. Non ha più munizioni! Beh, che farai adesso, negro? Sì. Quei sudisti di merda sono fuori dal Perla. Fai arrivare i tuoi uomini. Ottimo. Mando più uomini sul posto. Caccia quei sudisti di merda dalla chiesa e Ricci dovrà per forza rispondere. Nel 66 l'FBI mi reclutò all'università. Chicago fu il mio primo incarico, ma venni trasferito al sud nel 68. Ci rimasi fino all'86, quando fui promosso assistente direttore del ramo imprese criminali. Rimasi nel bureau fino al mio pensionamento nel 1999. Ci sono così tante storie sulla vita di Cassandra. Da bambina venne rapita, uccisa e riportata in vita da un prete voodoo. Ha visto i ratti della palude stuprare e uccidere sua sorella. Ha sparato a suo padre e ne ha scaricato il corpo nella palude. È impossibile sapere la verità. Come quelle che si possono realizzare, la situazione cambia.
zio Billy mi ha detto...